otto abitudini che definiranno chi diventerai. Sì, perché le abitudini e le micro abitudini possono cambiare al meglio la tua e la mia e la nostra vita. Ciao, io sono Stefania e con Luciano siamo ideatori di questo canale e del sito www.cambiavitaa50anni.com. Mi puoi trovare anche su Instagram come Stefania Rossini e su Facebook come Naturalmente Stefi. Vabbè, adesso mi dirai, non mettermi ansia, fatico già ad arrivare a domani, figuriamoci se penso fra 5 anni. Ed in effetti, non hai tutti i torti. Io però, per me stessa, cerco sempre la strada del miglioramento costante, consapevole che comunque tutto finisce prima o poi, ma che nel mentre qualcosa di bello sarebbe opportuno farlo. Quindi è mio obiettivo giornaliero imparare cose, fare azioni e circondarmi di persone potenzianti. Ho cercato di stilare otto sane abitudini che ci porteranno, se attuate, ad essere tra 5 anni, ma anche tra qualche mese o tra un anno, persone migliori, raggiungendo i nostri obiettivi, godendoci il cammino. Sì, perché il qui e ora è sempre fondamentale, sempre qui e ora, non esiste il domani. Sappiamo tutti che sono proprio le piccole ma costanti abitudini che ci migliorano la vita, senza farci prendere dallo stress. Cerchiamo di prendere un'azione per volta e migliorarla. Quindi, ecco il mio elenco delle cose che determineranno chi saremo tra 5 anni, ma anche tra uno, ma anche tra un mese. Il cibo che mangi ti dirà se sarai in salute oppure no. Se inizierai a bere, mangiare insaccati ad ogni pasto, di sicuro non credo tu faccia una vita sana e attiva. Al contrario, se aumenterai cibi integrali, verdure e vegetali, l'ossigenazione del sangue aumenterà e anche quella del cervello, e avrai anche più voglia di passare ad azioni positive. Inizia ad aumentare frutta e verdura, semi oleosi, acqua, lontano dai pasti, piccole ma fondamentali azioni. I posti che visiti ti apriranno la mente e nuovi orizzonti. Una cosa che mi ha fatto riflettere tantissimo negli ultimi anni è il fatto di constatare che nella quasi totalità dei casi chi ha viaggiato, e non intendo viaggi turisti in residence o villaggi attrezzati, intendo viaggi per scoprire luoghi, persone native, fare esperienze vere, non turistiche, chi vive davvero i luoghi e le persone, chi visita, ha una mente molto più aperta e ricca rispetto a chi è stanziale e non ha mai visto e soprattutto vissuto altri luoghi diversi dal proprio quotidiano. Vivere esperienze ti permette di uscire dalla zona di comfort e metterti sempre in gioco, in ogni momento, e di imparare sempre cose nuove, di portare nuove strade nella propria vita. Le persone che frequenti sono fondamentali se cercherai persone positive, che parlano di obiettivi e non di persone. Ti aiuteranno moltissimo. Ovviamente anche tu dovrai essere una di queste per gli altri. Ovviamente, una cosa fondamentale ancora prima di cercare persone stimolanti è quella di liberarsi dalle persone tossiche, dalle persone negative che portano solo problemi e non soluzioni, che non vogliono il tuo bene, che loro stesse non hanno una direzione sana. I rischi che sei disposto ad affrontare, chi non risica non rosica, ricordatelo. I libri che leggerai, quanti ne leggerai e quanti ne capirai? Qui in questo canale recensirò tantissimi libri che mi hanno aiutata, cambiata in questo cammino chiamato vita. I soldi che riuscirai a risparmiare. Sappiamo che non sono un fine, ma sono un potentissimo mezzo. Mezzo con il quale, parliamoci chiaro, possiamo fare molte cose. Credo che solo con i soldi non si vada da nessuna parte. I soldi senza cervello e senza una meta finiscono in fretta. Al contrario, chi ha cervello e meta e un sano fine può accumularne per utilizzarli
per uno o più sogni. Le piccole e grandi decisioni che prenderai, anche solo alzarti la mattina facendo cose che ti piacciono, può cambiare il corso della tua esistenza. Quanto e chi amerai sarà e farà molta differenza. In primis ama te stesso e poi con la stessa intensità puoi amare anche le altre persone. Scrivimi nei commenti quali sono le tue abitudini positive. Sono curiosa di confrontarmi, ma soprattutto possono essere di spunto a me e a tutte le persone che passeranno di qui. Lo scopo di questo canale, infatti, è proprio quello di trovare soluzioni, migliorarci e semplificarci la vita e aiutarci per avere una quotidianità più serena.